Il Duomo di Siena, dedicato alla Vergine Assunta, è il monumento simbolo dell'arte e della cultura senese. Con i suoi marmi di colore bianco e verde scuro, che rivestono l'intero edificio, la cattedrale rappresenta al meglio lo stile romano-gotico toscano. La facciata inferiore, decorata con un grandioso ciclo di sculture, fu realizzata tra il 1284 e il 1297 da Giovanni Pisano, a cui seguì nel 1299 Camaino di Crescentino, che diresse i lavori fino al 1317. Il 23 agosto 1339 il Consiglio Generale della Campana deliberò che la Cattedrale di Siena dovesse essere ampliata. Secondo il progetto, la chiesa esistente sarebbe diventata parte del transetto del Duomo Nuovo e le navate si sarebbero dovute sviluppare nell'attuale piazza Jacopo della Quercia. Ma la peste nera del 1348 non risparmiò neppure Siena. I lavori per l'ampliamento della cattedrale furono sospesi e dell'antico progetto oggi resta solamente un'enorme struttura costituita dal cosiddetto facciatone e dalla navata, rivolta verso nord-est, che dal XIX secolo accoglie il Museo dell'Opera. All'interno, la Cattedrale di Siena conserva numerosi capolavori eseguiti nei vari secoli. L'opera, per più versi eccezionale, è il pavimento, il più bello, grande e magnifico che mai fosse stato fatto, secondo la definizione di Giorgio Vasari. Iniziato a partire dal XIV secolo, è stato concluso soltanto nell'Ottocento. I cartoni preparatori per le 56 tarsie furono forniti da importanti pittori e scultori, tutti senesi, tranne Bernardino di Betto, detto il Pinturicchio, autore nel 1505 della tarsia con il Colle della Sapienza. Sugli altari delle navate possiamo ammirare tele realizzate da diversi pittori, fra le quali spiccano quelle dipinte dai manieristi senesi. Nella quarta campata della navata di sinistra si apre l'altare Piccolomini. Era il 1481, quando il cardinale Francesco Piccolomini Tedeschini, nipote del papa umanista Pio II, commissionò allo scultore lombardo Andrea Bregno la costruzione della maestosa cappella di famiglia. Se il Bregno condusse i lavori del prospetto, al grande Michelangelo si devono le quattro sculture inserite nelle nicchie dei primi due ordini. Nella primavera del 1501, il geniale artista fu incaricato dal cardinale Tedeschini di realizzare le statue dell'altare. L'accordo però non fu mantenuto e il giovane maestro, allo scadere del terzo anno, aveva consegnato solo 4 delle 15 sculture concordate. Lo stesso cardinale, Francesco Tedeschini Piccolomini, affidò al pittore umbro Bernardino di Betto, detto Pinturicchio, la decorazione della libreria Piccolomini, che costituisce un monumento di assoluto rilievo per il ciclo di affreschi raffigurante la biografia di Pio II. Pinturicchio e la sua bottega lavorarono i preziosi affreschi tra il 1503 e il 1508. 10 sono le scene presentate, tra cui vale la pena ricordare quella che narra l'incontro tra l'imperatore Federico III e Eleonora d'Aragona, venuto a Siena, nei pressi di Porta Camollia. Sfavillante la volta a grottesche che mostra una serie di figure allegoriche, scene di vita pastorale e baccanali. Al centro della sala possiamo ammirare il gruppo marmoreo delle Tre Grazie, copia di epoca romana da originale ellenistico, mentre lungo le pareti all'interno di vetrine si conservano una serie di 30 corali, le cui miniature sono opera non solo di artisti senesi del XV secolo, ma anche di Liberale da Verona e Girolamo da Cremona, chiamati a lavorare a Siena nella seconda metà del 400. Di fianco alla libreria si trova la cappella di San Giovanni Battista, opera di Giovanni di Stefano, commissionata all'artista nel 1482 dal rettore Alberto Aringhieri, per conservare la reliquia del braccio del Battista, donata nel 1464 da Tommaso Paleologo, despota della Morea, a Pio II, che a sua volta elargisce alla cattedrale senese. Nella cappella si conserva San Giovanni Battista di Donatello, scultura in bronzo della tarda attività dell'artista. È sufficiente alzare lo sguardo per scoprire la meravigliosa cupola esagonale sorretta da 6 pilastri, sopra i quali si collocano le grandi statue in stucco dorato realizzate da Giovanni di Stefano e raffiguranti il Pantheon dei Santi Senesi. Sotto la cupola si trova uno degli spazi più importanti della cattedrale, l'esagono centrale con le storie di Elia e Acab, realizzate a partire dal 1519 a commesso marmoreo dal grande maestro manierista Domenico Beccafumi.
Poco dopo la cupola, sul lato sinistro del presbiterio, possiamo ammirare il pulpito di Nicola Pisano, scolpito dal maestro tra la fine del 1265 e il novembre 1268, con l'aiuto del figlio Giovanni e di Arnolfo Di Cambio. Nel parapetto del ballatoio si succedono le scene raffiguranti la Natività, l'adorazione dei magi, la presentazione al Tempio e la fuga in Egitto, la strage degli innocenti, la crocifissione e il giudizio finale. Quest'ultima si suddivide in due parti. Da un lato sono raffigurati i beati, dall'altro i dannati, separati da Cristo Giudice. Sul lato destro del presbiterio, subito dopo il campanile, si inserisce la cappella della Madonna del Voto, voluta da Papa Alessandro VII Chigi, che rimanda nello stile al barocco romano. Nel 1660, il senese Benedetto Giovannelli Orlandi progettò una cappella circolare intorno all'immagine tardo-duecentesca della Madonna col Bambino, dipinta su tavola da Dietisalvi di Speme. All'immagine della Vergine, venerata come protettrice della città, i senesi si affidano sia nella vita pubblica sia in quella privata. Per accogliere il dipinto, il romano Gian Lorenzo Bernini realizzò la cornice in bronzo dorato sorretta da due angeli. Dal 1661, infatti, la decorazione interna della cappella era stata affidata allo scultore, che nel 1663 fece arrivare da Roma due statue in marmo, poste nelle nicchie ai lati dell'ingresso. Le due opere ritraggono San Girolamo, riconosciuto come uno dei grandi capolavori dell'opera matura del Bernini, e Santa Maria Maddalena in mistico rapimento. Ideato negli anni 30 del Cinquecento dall'artista senese Baldassarre Peruzzi, l'altare maggiore accoglie un complesso di importanti opere in bronzo. Al centro si innalza il tabernacolo eucaristico di Lorenzo di Pietro, detto il Vecchietta, un magnifico oggetto di oreficeria eseguito tra il 1467 e il 1472. Ai lati del maestoso ciborio si trovano i due angeli reggi candelabro in bronzo realizzati da Giovanni di Stefano, a cui si uniscono in basso un'altra coppia di angeli forgiati da Francesco di Giorgio Martini. Tra i bronzi della cattedrale è annoverata anche la serie degli otto angeli di Domenico Beccafumi, eseguiti tra il 1548 e il 1551 e disposti sui piloni vicini alla mensa. La decorazione del coro venne intrapresa da Domenico Beccafumi a partire dal 1535. Il pittore dipinse nel catino absidale un'ascensione di Cristo, mentre al di sotto ritrasse, inseriti in due illusionistici finestroni, le figure degli apostoli. L'impresa decorativa della zona presbiteriale si conclude intorno al 1609, quando Ventura Salimbeni venne incaricato di affrescare quattro grandi scene con il beato Ambrogio Sansedoni presente a Siena a Papa Gregorio, la caduta della manna, la storia di Ester e Assuero e Santa Caterina tra i santi e beati senesi. Sotto gli affreschi ecco lo straordinario coro ligneo, frutto di un assemblaggio di opere realizzate tra il XIV e XVI secolo. Nel secondo decennio dell'Ottocento, l'arcivescovo Antonio Felice Zondadari fece inserire nelle spalliere degli antichi scranni trecenteschi gli specchi intarsiati di Fra Giovanni da Verona, realizzati tra il 1503 e il 1505 e provenienti dall'abbazia di Monte Oliveto Maggiore. La cattedrale conserva inoltre una serie di pregevoli vetrate, la più importante quella di Duccio di Buoninsegna. Un tempo collocata sopra l'abside, è stata di recente trasferita nel Museo dell'Opera e sostituita da una copia. La vetrata, con i suoi 6 metri di diametro e i 30 metri quadrati di superficie, raffigura tre storie della Vergine, quali la Sepoltura, l'Assunzione, l'Incoronazione, oltre ai quattro santi protettori di Siena e agli Evangelisti.